Il Comune di Fiumicino ha pubblicato sull'albo pretorio un bando di gara per affidare alle agenzie di somministrazione, ex agenzie interinali, l'assunzione di insegnanti di scuola dell'infanzia, educatrici di asilo nido e insegnanti di sostegno. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, le lavoratrici sono molto preoccupate per il loro futuro. Siamo fondamentalmente preoccupate, non sappiamo come rinizieremo a lavorare a settembre, tra pochi giorni, e soprattutto chi sarà il nostro datore di lavoro, perché abbiamo saputo che il 14 agosto l'amministrazione ha indetto un bando per far gestire il servizio degli insegnanti di sostegno e quindi anche di altri contratti a un'agenzia interinale di somministrazione. Siamo preoccupate perché tutte quante, fino adesso abbiamo lavorato direttamente per il Comune di Fiumicino, colleghe ventennali. Io personalmente sono stata reclutata con una graduatoria di emergenza perché il Comune aveva già provato ad affidare questo servizio alle agenzie interinali senza avere una grande risposta. Io personalmente l'anno scorso ho seguito una bimba in difficoltà che avrebbe diritto alla continuità, dopo un lockdown che ci ha comunque colpito tutti. Siamo preoccupati perché l'agenzia interinale non è detto lo faccia, hanno la facoltà di reclutarci, ma hanno anche la facoltà di chiamare altre persone. Io sono un'insegnante della scuola dell'infanzia e in questi anni ho lavorato presso la sede di Focene. Diciamo che noi siamo sinceramente amareggiate, più che altro perché questa notizia ci è arrivata in maniera del tutto casuale. E se è vero che magari nel mio caso personale io lavoro solamente da 6-7 anni con il Comune di Fiumicino, abbiamo purtroppo colleghe che hanno lavorato per questo comune da 20 anni, hanno assicurato il servizio. Sappiamo di essere precarie, certamente non pensavamo di essere assunte perché questo chiaramente non è nel bilancio, non è previsto, però quantomeno pensavamo di poter continuare ad effettuare il nostro servizio. Sono in graduatoria comunale dal 2000-2003 circa. Siamo rimaste spiazzate e adesso ci troviamo che probabilmente ci venderanno al peggior offerente. Rischiamo che saremo privatizzate, una scuola d'eccellenza comunale che diventerà una scuola con personale privato, preso da non si sa dove, soprattutto senza nessun concorso, perché ci hanno detto che dovevamo fare un concorso, perché se no non avremmo più, giustamente non avremmo più potuto insegnare. Adesso questo personale che loro recluteranno non si sa bene da dove provenga. Intanto, ieri pomeriggio, una rappresentanza sindacale delle insegnanti e delle educatrici è stata accolta in comune.